Buongiorno, benvenuti nuovamente a tutti voi. Vogliamo sempre salutare chi ci segue a distanza tramite i social, Facebook e YouTube. Che Dio ti benedica. Oggi è un giorno veramente di grande festa, doppiamente, perché siamo qui a celebrare, come facciamo ogni domenica, la risurrezione di Cristo. Lo vogliamo ricordare celebrandolo ogni domenica come il nostro Salvatore, il nostro Signore. E oggi celebreremo i battesimi, faremo due dirette perché dopo andremo, come ha comandato Gesù, dove c'è abbondanza di acqua per festeggiare questo glorioso giorno. Però voglio iniziare raccontandovi una storia, non so se conoscete la storia del barbiere ateo. Non la conoscete? Era un barbiere ateo. Entra un cristiano e gli dice, e il barbiere dice al cristiano: guarda, Dio non c'è. Perché guarda fuori, tutti fanno la malvagità, tutti sono peccatori, fanno del male, ci sono le ingiustizie. Se Dio esistesse, queste cose non ci sarebbero. Il cristiano voleva rispondere: ma come, i cristiani non sono contenziosi, amano la pace, vero? Si trattiene un attimo ed esce. Così si ferma fuori da questo barbiere e il suo sguardo va verso un ragazzo, un uomo, con i capelli lunghi e sporchi, con la barba lunga, incolta. Lo invita ad entrare. Quindi il cristiano entra con quest'uomo e gli dice al suo amico barbiere: sai che ti dico? I barbieri non esistono. E il barbiere gli dice: ma come non esistono? Io sono barbiere. Ma il cristiano gli dice: guarda, se i barbieri esistessero, non esisterebbe gente con la barba lunga, i capelli lunghi e così sporchi. E il barbiere dice: ma il problema non è che i barbieri non esistono, è che loro non vengono da me. E il cristiano gli dice: ecco, questo è il problema del mondo. Non è che Dio che non esiste, sono le persone che non vanno da lui. Ecco perché esiste tanta malvagità. E quindi no, oggi non è il caso di Alessandro, di Grazia e di Caterina, che invece sono andati a Dio. E sapete perché oggi celebriamo i battesimi? Perché loro l'hanno richiesto. E sapete perché loro me lo hanno chiesto? Perché ogni buon cristiano vuole fare la volontà di Dio. E Dio lo ha comandato. Gesù lo ha fatto, lasciandoci un esempio perfetto. Gesù ha comandato di farlo. La Chiesa primitiva, quella che Gesù ha fondato, gli apostoli, i primi discepoli, lo facevano e noi ugualmente lo vogliamo fare. Quindi quando uno nasce di nuovo e crede realmente, la prima cosa che vuole fare è seguire la parola di Cristo. Per essere chiamato cristiano, devi seguire la parola di Cristo e non quella degli uomini, non quella delle religioni, perché le religioni differenti esistono non perché esistono Bibbie diverse, non lasciatevi ingannare da questa grossa bugia. Esistono perché gli uomini hanno opinioni diverse, ma la parola di Dio è una. Il problema è che la gente non va da Dio per mezzo della sua parola. Quindi oggi vogliamo cercare di capire un attimo che cosa andiamo a celebrare, quindi che cosa è il battesimo. Il battesimo, proprio la parola battesimo, deriva da una parola greca che troviamo nella sacra parola che è baptizo. Questa parola greca etimologicamente, cioè il suo significato proprio intrinseco della parola, il significato della parola, è immersione. Oppure significa anche affondare. Ecco perché il battesimo cristiano si fa per immersione, lo dice la parola stessa. E si fa introducendo completamente la persona nell'acqua. Infatti è così che la parola di Dio lo insegna ed è così che abbiamo tanti versetti che ci mostrano che è così che lo facevano. La parola battizo ha anche un altro significato, che significa tingere. Significa tingere perché la utilizzavano questa parola quando si dovevano tingere le stoffe per colorarle. Si immergevano totalmente nel colore per farle diventare di quel determinato colore. Quindi in realtà è sempre un'immersione perché il significato è quello, ma spiritualmente.
Spiritualmente, cosa significa allora per noi cristiani? Significa essere immersi e tinti totalmente di Cristo, per rinascere ad una nuova vita seguendolo, una nuova possibilità che Dio ci dà in questa vita. Una vita battezzata è una vita completamente tinta e immersa di Cristo, dove uno muore, decide volontariamente di morire alla vecchia vita. Cosa mette a morte? Innanzitutto il peccato della vecchia vita, perché si rende conto che quando fa il confronto con Gesù nessuno è così buono come pensa. E quindi vuole mettere a morte ogni peccato, vuole mettere a morte anche ogni dolore, ogni frattura interiore, ogni ingiustizia ricevuta, tutta la vita passata per rivivere una nuova vita in Cristo. Quindi noi ci identifichiamo nella morte di Cristo e nella sua resurrezione per vivere in novità di vita, come è scritto in Romani 6, 1, 4, che vogliamo leggere. Ascoltate attentamente. Sono moltissimi i versetti che ci spiegano il battesimo come Cristo lo ha insegnato. Oggi prendiamo i punti salienti, ma invito ad ognuno che non l'abbia ancora fatto a leggere la parola di Dio, che ripeto è unica e inequivocabile. Vogliamo leggere. Che diremo dunque? Rimarremo nel peccato affinché abbondi la grazia? Niente affatto. Noi che siamo morti al peccato, come viviamo ancora in esso? Ignorate voi che non tutti che siamo stati battezzati in Gesù Cristo siamo stati battezzati nella sua morte? Noi dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché, come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi, similmente, camminiamo in novità di vita. Bellissimo. Il battesimo ci identifica con Cristo nella sua morte e nella sua sepoltura, perché egli è morto per noi e anche noi moriamo per lui. Lui è stato sepolto per noi e anche noi, simboleggiato dall'atto dell'immersione, dichiariamo che crediamo nella sua morte ma anche nella sua resurrezione, perché poi usciamo fuori dall'acqua, che simboleggia il credere nella resurrezione di Cristo. E come lui è stato risuscitato, anche noi crediamo che per fede in lui anche noi saremo risuscitati nell'ultimo giorno. È un atto pubblico di dichiarare la fede. È come un matrimonio, possiamo dire. Uno prima conosce una persona, si innamora, fino a quando fa un atto pubblico e dichiara pubblicamente il suo amore per consolidarlo. Similmente possiamo dire così. Ma come è scritto, lui è stato sepolto e anche noi dobbiamo mettere a seppellire totalmente la vecchia vita per vivere una nuova in Cristo. Quindi il battesimo ci identifica nella sua morte ma anche nella sua risurrezione. Questo ci implica vivere in novità di vita realmente. È una richiesta, anche il battesimo c'è scritto, di una buona coscienza davanti a Dio. Quindi è molto importante, perché Gesù lo ha comandato. Perché un cristiano dovrebbe essere battezzato, quindi? In primis perché Gesù lo ha comandato. Lui lo ha comandato, e chi è cristiano vuole fare la sua volontà. È l'adempimento di quello che è chiamato il grande mandato. È l'ultimo comandamento che Gesù ha lasciato ai suoi discepoli. Il comandamento solenne lo vogliamo leggere in Matteo 28, 19. Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Sì, Gesù ha comandato di andare fino all'estremità della terra, a tutti i popoli, a proclamare l'Evangelo. E il suo Vangelo è inequivocabile, perché è scritto, ripeto, è scritto. Tutti possono comprovare oggi che quello che stiamo dicendo e facendo è scritto nella parola di Dio. E ripeto, se ci sono differenze tra le varie religioni, non è perché esistono varie Bibbie, è perché l'uomo cambia, distorce la parola di Dio per i propri interessi, denaro, potere ed altro. Però non è questo oggi il tema, e ci vogliamo ancora concentrare sull'importanza di quello che stiamo facendo oggi. Perché noi siamo tutti testimoni di coloro che si vanno a battezzare, anche noi abbiamo un ruolo, tutti abbiamo un ruolo importante in questo, siamo testimoni.
Un cristiano, quando viene battezzato, appunto, rende una testimonianza pubblica della sua nuova vita, come abbiamo letto al versetto 4 di Romani prima. Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a lui nella sua morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti, per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in novità di vita. Tutti vorrebbero una nuova vita migliore. Vogliono cambiare vita, se potessero con uno schiocco di dita, dire vorrei sparire da qui e avere una nuova vita, una vita migliore. Tutti vorrebbero, perché tutti hanno un vuoto interiore da colmare. Tutti hanno un vuoto che cercano di colmare con le cose che il mondo dà. Però sapete, quel vuoto interiore ha una sola forma, e ha la forma di croce. È solo Cristo che può colmare quel vuoto che tu hai nel tuo interiore. Tu pensi che desiderare e arrivare a un certo status di vita ti può dare un benessere, ma poi anche se ce la fai, in realtà hai sempre quel vuoto e non basta mai. Quel vuoto interiore viene colmato solo da Cristo. Quando raggiungi la consapevolezza della tua strada, quella strada che Dio ha precedentemente preparato affinché tu cammini in essa. Quando ti metti in quella strada e fai pace con Dio per mezzo del sangue di Cristo Gesù, capisci che era quella pace con Dio che mancava. Quel vuoto interiore era Gesù Cristo che ti mancava nella tua vita. È lì che hai la pace interiore nonostante tutto, perché continuerai finché il corpo vive a stare in questo mondo dove gli altri usano male il libero arbitrio. Ma Dio ti protegge, ti guida, puoi sperimentare un Dio vivente. Inizia a comprendere che non si tratta di una religione, non si cambia di un cambio di religione, ma si tratta di conoscere un Dio che è risorto e che è vivente, che parla, che vede, che ti guida, che ti protegge, che ti consola. Poi una cosa che mi piace tantissimo, seguire le orme del Maestro Gesù Cristo. E proprio perché lui ha insegnato, dimostrando anche lui di battezzarsi anche se non aveva bisogno, ma lui l'ha detto, io lo faccio per adempiere ogni giustizia. Cioè perché è giusto che si fa così, io vi voglio mostrare totalmente il cammino che voi dovete percorrere. E quindi anche lui si è lasciato battezzare affinché noi seguiamo il suo esempio. Quindi ripeto, se uno dice di essere cristiano, deve seguire Cristo. Non può dire di essere cristiano e seguire quello che gli uomini dicono. Devono seguire quello che Cristo dice. È logico, giusto? È logico. Ma vogliamo leggere questo meraviglioso momento di Gesù in Matteo 3, 13, 16. Allora Gesù venne dalla Galilea al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma Giovanni gli si opponeva fortemente dicendo: Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? E Gesù rispondendo gli disse: Lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia. Allora egli lo lasciò fare. E Gesù, appena fu battezzato, uscì fuori dall'acqua. Ed ecco i cieli gli si aprirono, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Bellissimo. Due cose importanti voglio sottolineare di questo versetto. Che Gesù dice, facciamolo per adempiere ogni giustizia, perché così è giusto che un cristiano faccia. E poi un'altra cosa che dovete notare, quando fu battezzato Gesù uscì fuori dall'acqua. Vuol dire che si era immerso e uscì fuori dall'acqua, vero? Benissimo. Gesù non aveva bisogno, ecco perché Giovanni Battista si oppose fortemente di farlo, ma poi comprese che doveva ubbidire al suo Signore. Gesù non aveva bisogno perché non doveva ravvedersi di nulla, non aveva peccato di nulla, non doveva ravvedersi di nulla. Lui è Dio perfetto in terra, sceso per pagare. Ecco perché lui può essere il sacrificio perfetto.
l'unico che poteva pagare per noi, perché l'unico che tentato in ogni cosa non ha mai peccato. Ecco perché è potuto essere il nostro sostituto perfetto, l'unica strada per arrivare a Dio, come è scritto: io sono l'unica via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Sapete che per questo versetto molti preti e suore si sono convertiti? Perché non gli lasciano leggere tutta la Bibbia quando diventano preti e suore, ma quando qualcuno per fede sincera va a leggere tutta la parola e legge alcuni versetti come questo, lasciano tutto. Ci sono testimonianze di queste persone su YouTube, ex preti, ex suore, ex sacerdoti. Bellissimo, perché la parola di Dio veramente è quella spada a doppio taglio che ti fa aprire gli occhi, ti separa dal mondo e ti apre gli occhi. C'è un versetto meraviglioso, un altro versetto meraviglioso che vogliamo leggere in Marco 16, 15, 16. Per riflettere ancora un po', attenzione, stiamo concludendo, ma alcune cose veramente molto importanti, attenzione. Poi disse loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato, ma chi non ha creduto sarà condannato. Queste sono le parole di Gesù, una delle sue ultime parole che lui pronuncia. Comanda di predicare l'Evangelo a tutto il mondo e dice: chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Qui ci dice un ordine preciso e inequivocabile. Per questo noi oggi siamo nella pace completa, sapendo che stiamo svolgendo esattamente quello che il nostro Maestro e Signore Gesù Cristo vuole. Seguendo l'ordine, prima è necessario credere, poi battezzare la persona che crede. Ecco quelli che saranno salvati. Chi non avrà creduto sarà condannato. E qui nasce un'ultima questione, una ultima domanda che ci vogliamo porre, importante e alla quale vogliamo rispondere, che è: allora il battesimo deve essere fatto solo a chi crede? Non si può battezzare qualcuno che non crede se il Signore Gesù Cristo, Dio in terra, mi ha detto che devo battezzare solo chi ha creduto. Quindi è importantissimo sapere che nel Nuovo Testamento ci viene mostrato che alle persone prima veniva predicato l'Evangelo, il messaggio della salvezza, e chi credeva a questo messaggio veniva battezzato. Vogliamo leggere solo due passaggi, ce ne sono altri. Ripeto, è inequivocabile la volontà di Dio sul battesimo e non solo, anche su tutta la sua volontà. La sua volontà è chiara per chi vuole, è chiara per chi veramente vuole conoscere Dio. Su questo del battesimo, su questo punto importantissimo, vogliamo leggere almeno due passaggi che si trovano in Atti degli Apostoli, che ci raccontano i fatti. Atti significa fatti. I fatti che sono successi subito dopo, nel primo secolo, subito dopo la predicazione di Gesù. Vogliamo leggere Atti 2, 41-42. Quelli dunque che ricevettero la sua parola lietamente furono battezzati. In quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Essi erano perseveranti nel seguire l'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere. Bene, qui vediamo che prima ricevettero la parola lietamente, qui e dopo la predicazione dell'apostolo Pietro, e dopo furono battezzate circa 3.000 persone. Cosa facevano? Erano concordi nella comunione, come facciamo noi, vero Chiesa, che ci riuniamo, siamo in comunione. Nel rompere il pane indica la celebrazione della Santa Cena, chiamata anche la cena del Signore, erano concordi in questo e si riunivano anche costantemente per la preghiera. Ecco perché noi facciamo tutto quello che facciamo, perché sappiamo come si fa.
Vogliamo anche leggere Atti 8:12. Quando però credettero a Filippo, che annunziava la buona novella delle cose concernenti il regno di Dio e il nome di Gesù Cristo, uomini e donne si fecero battezzare. Anche qui, prima credettero e poi chi si fece battezzare? Uomini e donne si fecero battezzare. Quindi da qui mi collego ad un altro tema molto importante. Ma allora, come mai non c'è nessun bambino nella Bibbia che veniva battezzato? Ecco perché. Ma lo vogliamo capire meglio. Gesù, gli apostoli, i discepoli che hanno seguito l'insegnamento, la chiesa primitiva, cioè quella fondata da Gesù che noi vogliamo portare avanti, tutti loro sono stati battezzati dopo aver creduto, no? Dopo che gli sia stato predicato l'Evangelo. Abbiamo detto, vabbè, l'eccezione è Gesù che l'ha fatto solo come esempio, ovviamente. E chi avrà creduto sarà stato battezzato. Ecco perché Gesù disse: andate e predicate l'Evangelo. Era necessario prima una predica, era necessario prima conoscere. Ma allora ecco perché non si battezzano i bambini. Come fa un bambino a chiedere il battesimo o a credere nell'Evangelo se nemmeno parla? Ma soprattutto, non ha necessità di battezzarsi, perché il bambino non ha una vecchia vita di peccato dalla quale si deve ravvedere, non ha necessità. Ecco perché Gesù disse che di loro è il regno dei cieli. Ecco perché il battesimo non è un atto imposto, è un atto volontario che si richiede, non è un obbligo, bisogna credere, volerlo. Volerlo, desiderarlo, chiederlo? Come fa un bambino a farlo? Ecco perché Gesù disse: chi avrà creduto sarà stato battezzato. Se Gesù ha detto che di loro è il regno dei cieli, senza dover credere, senza dover ravvedersi, senza dover battezzarsi, di loro è il regno dei cieli, vuol dire che il bambino non ha il peccato. Questo è molto logico. Perché noi sappiamo che il bambino non ha peccato, lo sappiamo, anzi abbiamo molto da imparare dai bambini, noi lo sappiamo. Però perché insisto su quest'ultimo punto? Perché insegnano il contrario. Quello che la parola di Cristo chiama falsi profeti. Si mettono a proferire la parola di Dio, fanno credere che proferiscono la parola di Dio insegnando dottrine che sono dottrine di uomini, c'è scritto, e invano mi rendono il loro culto. C'è scritto insegnando dottrine che sono dottrine di uomini. Quindi molta attenzione perché la parola di Dio è chiara e inequivocabile. Ed è scritto, tu puoi comprovare, puoi seguire nuovamente una registrazione che c'è, seguire i versetti nella tua Bibbia. Se no chiedila pure a chiunque, li puoi leggere nella sacra parola. Quindi se i bambini fossero nati con il peccato, sarebbero nulle le parole di Gesù di andare a predicare l'Evangelo ad ogni creatura, o sarebbero nulle le parole di Gesù che dice che di loro è il regno dei cieli? Chi mente? Gesù o gli uomini? Che Dio sia trovato veritiero e ogni uomo bugiardo, c'è scritto. Se qualcuno dice qualcosa contraria alla parola di Dio, stai pur certo che Dio non è come gli uomini, non è bugiardo, c'è scritto. Lui è verità, lui è amore, lui ti ama, non è un caso che stai ascoltando la sua parola, perché lui ha scelto persone che per portare avanti la sua chiesa, il suo regno, per portare avanti la verità. E la fede viene dall'udire la parola di Dio. Che oggi sia un inizio, veramente che quel seme Dio lo faccia crescere dentro di te. Il peccato non si può passare. È scritto che che il padre non pagherà per il peccato del figlio e il figlio non pagherà per il peccato del padre. C'è scritto in Ezechiele 18:20, e non solo.
è anche ribadito anche nel Nuovo Testamento. Ognuno pagherà per i propri peccati, quindi il peccato non si può trasferire. Il peccato di Adamo non si può trasferire. Ognuno, perché Dio è giusto. Perché tu dovresti pagare per il peccato di tuo padre o di tuo figlio? Dio è giusto e veritiero. E anche l'Apostolo Paolo fu battezzato dopo aver creduto, e lo Spirito Santo poi scese su di lui e fu battezzato, è scritto in Atti 9, 17, 18. Come vi ho detto, sono tanti i riferimenti. Non troverete mai nessun passaggio dove si battezzavano i bambini. La Chiesa che fondò Cristo seguiva gli insegnamenti di Cristo. E Cristo ha profetizzato che sarebbero venuti falsi profeti e false religioni a distorcere la sua parola, ma è scritto: voi non credete, anche se scendesse un angelo dal cielo a predicare un Vangelo diverso da quello che io vi ho predicato, voi non credetegli. Ecco perché ha ordinato a santi uomini di mettere per iscritto la sua volontà. Vedete perché l'uomo è inescusabile, come è scritto nella Bibbia? Tu sei inescusabile se non credi perché Dio ha compiuto tutto perfettamente. Spetta a noi usare bene il libero arbitrio, ok? Infine, due precisazioni per far comprendere cosa il battesimo non è. Anche quello che andiamo a svolgere oggi. Due precisazioni importanti. Il battesimo non toglie il peccato di una persona, ok? Il battesimo non serve per togliere il peccato. L'unico modo per ricevere il perdono dai peccati è confessare il peccato e abbandonarlo. Confessare a Dio il peccato e abbandonarlo. Nel momento in cui lo fai, Dio ti perdona. E se il tuo peccato è grande, non importa, dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda, ma è importante che tu lo abbandoni e il sangue di Cristo ti purifica da ogni peccato, perché Cristo è morto per tutti, ma salverà solo quelli che crederanno e che credendo veramente si ravvedono. Sì? Prima Giovanni 1, 6, 9. Se diciamo di avere comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri. E il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Sì, quindi è il sangue di Gesù Cristo che ci purifica da ogni peccato, non è il battesimo, ok? È un vero ravvedimento credere che quel sacrificio è espiatorio anche per i tuoi peccati, credere veramente ricevere Gesù come personale salvatore e abbandonare il peccato. Questo è molto importante comprendere e comprendere anche che non è il battesimo che dà la salvezza, non è l'atto in sé che dà la salvezza, non è un semplice bagno che andiamo a fare che magicamente dà la salvezza, no, il battesimo è un simbolo della salvezza, ma non salva. Il battesimo dimostra pubblicamente che abbiamo creduto in Cristo e che siamo salvati, perché non siamo salvati per opere, non è un'opera che noi facciamo che ci salviamo col battesimo, no, perché come è scritto, voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere affinché nessuno se ne vanti. Nessuno si può vantare, io sono bravo, ho fatto questo, sono salvo, perché con la stessa bocca che benedici un giorno, la stessa bocca maledice il giorno seguente, la stessa mano che un giorno fa il bene, il giorno dopo fa il male. Quindi ognuno per le opere non si è salvi, ma per la fede in Cristo Gesù. E poi l'unico che dà la salvezza è Cristo. E qui voglio concludere con questo versetto di Atti 4:12 affinché sia chiaro a tutti e la parola di Dio sia mantenuta alta oggi, alla sua gloria. E in nessun altro vi è la salvezza, poiché
poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. In nessun altro c'è la salvezza, non c'è un altro nome per il quale dobbiamo essere salvati. Come vi dicevo, la parola di Dio è così chiara, guarisce e illumina e rende intelligenti, come è scritto. In conclusione, Dio dice: chi mi ama fa quello che io dico. Un vero cristiano è quello che ha per maestro Gesù Cristo e che viene ammaestrato con la sua parola e non con quella degli uomini. Ma è anche logico, vero? Gesù ha detto: da cosa vi riconoscerò che mi amate se fate quello che io dico? Ma mi sembra molto logico e ovvio. Immagina che la persona che ti dice di amarti, di volerti bene, alla fine non fa mai quello che tu vuoi, quello che tu dici. Alla fine puoi pensare: ma forse non mi ama così tanto, non fa mai quello che io dico, quello che io voglio, quello che io desidero, non gli importa della mia parola, di quello che io voglio. Così Gesù ha detto: io vi riconoscerò se fate quello che io dico. E noi vogliamo rendergli gloria e dimostrargli che, nonostante il mondo vada controcorrente, noi vogliamo fare la sua volontà. Quindi complimenti oggi per questo atto di fede e di coraggio, di Grazia Soranna, di Alessandro Ratti, di Caterina Conti Duca, perché state dimostrando di essere dei veri discepoli di Cristo, che credete e accettate il sacrificio di Gesù Cristo, ricevendo il perdono dei peccati e per eredità la vita eterna, come lui ha promesso, e vi esorto a perseverare fino alla fine. Questo sia importante per ricevere la corona della vita che lui ha promesso a coloro che lo amano. Dovete perseverare fino alla fine, come facevano i discepoli che erano battezzati, poi si riunivano sempre nella preghiera, nella comunione fraterna, per ascoltare l'insegnamento degli apostoli. Che la vostra nuova vita in Cristo risplenda fra le tenebre di questo mondo, dove viene chiamato il male bene e il bene male. Andate controcorrente, seguite Cristo Gesù. Voglio pregare. Grazie Padre che ci hai lasciato la tua volontà scritta affinché noi non siamo confusi, perché come è scritto tu non sei un Dio di confusione, ma un Dio di ordine, affinché nessuno ci possa ingannare con venti di false dottrine, come tu hai predetto, come tu ci hai avvertito. Grazie, Padre, della tua pace, per come possiamo vivere questa nuova vita meravigliosa in comunione con te. Ti prego di far crescere le tue parole in tutte le orecchie che hanno ascoltato, che possano portare molto frutto alla tua gloria e godere della nuova vita in te. Ti prego protezione, guarigione, e la tua manifestazione, dimostrati come il Dio vivente e che a te sia la gloria sempre, nel nome di Gesù Cristo il Signore. Amen. 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 Quindi salutiamo momentaneamente chi ascolterà o chi sta ascoltando questo video in diretta. Ci approssimiamo dove c'è abbondanza di acqua per celebrare i battesimi cristiani per seguire le orme del nostro Signore Gesù. Amen. Amen. A presto.